sulla figura di Max Allegri c'è un po' di perplessità. Per esempio, qualche ora fa Zazzaroni a Pressing ha parlato addirittura di una sorta di spaccatura societaria all'interno del contesto Juve, della serie c'è chi spinge per tenerlo, ma c'è anche chi vuole magari mandar via quella fetta agnelliana ancora che ha come caposaldo proprio Max Allegri. Ecco, secondo te c'è realmente questa spaccatura, che tra l'altro è una situazione che mi ricorda proprio il 2019, cioè con chi vuole tenere un allenatore, chi ne vuole prendere uno un po' più con idee un po' diverse. Secondo te c'è realmente questa spaccatura? Oppure magari, non so, è una trovata di Zaza, perché poi lo sappiamo, anche tu tratti giornalmente queste vicende, lo sappiamo come ormai come funziona il mondo del giornalismo, soprattutto quando si tratta di Allegri, cioè sembra quasi che siano tutti o contro per partito preso o a favore per partito preso, che io ritengo una cosa fastidiosissima. Però Zazzaroni se ne è uscita con questa roba qua. Ora, tu credi che sia un modo per tutelarlo? Oppure c'è realmente una spaccatura? E se sì, ci si deve preoccupare? Non so, dimmi tu. Ma allora, io questo sinceramente non lo posso sapere. Immagino che comunque quando devi chiedere un parere a più teste, ci può stare che abbiano dei pareri discordanti. Il più è che questo parere discordante non porti ad una spaccatura, perché altrimenti rischi di fare il male di letteralmente tutti quanti e non è la cosa migliore del mondo. Sì, per quanto riguarda il discorso togliere tutte le persone di riferimento di Andrea Agnelli, cioè, di fatto Allegri è l'unica rimasta, ecco, anche perché tanto dopo che il CDA si era dimesso, Paratici, Cherubì, sono saltati praticamente tutti quanti, e la figura di collante che c'è tra la vecchia e la nuova Juventus. Ma io penso che al di là di quello c'è bisogna basarsi sui giudizi di campo, su quello che è il lavoro. Se effettivamente il lavoro è ritenuto soddisfacente, ottimo, da proseguire assieme ci sta farlo. Se si ritiene il contrario, è giusto assolutamente cambiare. Anche perché ormai, come hai detto te, dal punto di vista giornalistico faccio fatica a trovare veramente un punto di riferimento, uno attendibile. Certo, magari io conosco molto bene da qualche anno Romeo, che so che lui prima di sbilanciarsi vuol dire che è veramente certo. Piuttosto preferisce stare zitto. A livello televisivo, ultimamente, sì, c'è molto la percezione del o estremo da una parte o estremo dall'altro, e questo svilisce anche abbastanza il tutto, ma a livello proprio di tifoseria, ad onor del vero, c'è questa percezione, perché per alcuni fai Però questo. scusami, però è verissimo. Però un conto è la tifoseria che nasce Sì, chiaramente certo. per dare la parola. Ma quando è non un opinionista, ma è anche in questo caso parliamo di Cesarone, un direttore di giornale, di una testata importante come il Corriere. Quindi il giornalista dovrebbe tecnicamente fare più cronaca che Certo. opinione. E lì, secondo me, dà ancora più fastidio. Perché hai come la percezione che ci sia quasi una sorta di voglia di difendere un partito proprio, e questa è una roba che francamente, No, personalmente, mi dà molto fastidio. sfondi una porta aperta, un pochino come anche quando al club. Sì, Thiago Motta, però Sartori. Però Va Sartori, bene, esatto. però Sartori. Però se poi ti chiedono, ti saresti aspettato un calafiori così? La risposta è no, allora evidentemente non ha preso questi fenomeni, se mai ti saresti immaginato questo calafiori. Esatto, la cosa più bella è che lui dice, ma Scalafiori ha preso giocatori fortissimi, ma quando Ferguson arriva per 3 milioni e Locatelli per 35, beh, forse sulla carta era fortissimo Locatelli, cioè si sta facendo una narrazione realmente, questa di Caressa mi è sembrata anche questa molto fantasiosa. Vabbè, lascio continuare a te perché sennò mi No, ma inalbero. guarda, in realtà ho finito qui. Semplicemente non so, dopo quelle sono dinamiche per certi aspetti anche comprensibili, tra virgolette, tradotto. Se c'è un rapporto d'amicizia, magari uno cerca anche di tutelarti, ma è normale che poi la dirigenza, la proprietà, giustamente
ha dei giudizi in base a quello che è il lavoro, in base a tutto il resto che va al di là dal pensiero social, dal pensiero giornalistico, televisivo e quant'altro. È vero che magari in passato in pochi mi tolgono dalla testa che Allegri sia stato rimesso lì per 4 anni a quelle cifre anche per rapporti umani. Esatto. Però dopo lì alla fine se decide il proprietario cosa devi fare? Lui non fai fatica a dirgli no, non farlo, è sua, quindi si fa fatica, però non ha portato col senno di poi purtroppo a grandissimi risultati. Tra l'altro Allegri, dobbiamo dirlo, almeno in questo, se sul campo non abbiamo visto cose straordinarie, nei rapporti umani è il numero uno, che a dirigenza lo adorano. I giornali sembrano, non so, venerarlo. Stiamo parlando di uno che si fa molto voler bene. Si fa voler bene però poco dai tifosi, che in questo caso stanno di fatto chiedendo... Ecco, secondo te, e chiudiamo, un cambio servirebbe anche in qualche modo un po' a riunire la tifoseria, che secondo me sta vivendo un periodo di spaccatura, cioè ormai siamo arrivati al punto quasi di elogiare più le altre invece di denigrare la propria squadra. Questa è una roba francamente che anche lì sembra una follia, cioè addirittura chi è arrivato a tifare contro, cioè siamo arrivati a dei limiti forse fuori dal normale. Ecco, forse questo potrebbe essere anche proprio una spinta in più per cambiare e dire signori finiamola con questa roba qui, perché è giusto tornare a parlare di Juve e non di Allegri e la Juve. Però posso essere onesto? Secondo me no. Secondo me no, a meno che non prendi veramente una figura che mette d'accordo tutti. Già prendendo Thiago Motta, Conte, non lo fai. Forse è l'unico, ma forse è... L'unico viene dalla Francia, forse? Sì, l'unico, sì. L'unico è lui. Perché comunque, anche te alla fine... stando giustamente molto sui social, avrei letto che in diversi dicono ma sai che tutto sommato se arriva Thiago Motta spero che l'ultimo che abbiamo preso dal Bologna era Maifredi, l'ultimo che abbiamo preso perché faceva un bel gioco era Del Neri, e quindi secondo me, sono sincero, si ribalterebbe semplicemente la situazione, un pochino come è stato nell'anno di Sarri e nell'anno di Pirlo. Probabilmente serve quella figura che mette d'accordo tutti quanti e che ti vince al primo anno. È facile? Non lo so se è facile. No. Però non penso che un cambio di allenatore porti aria fresca, perché poi ci sarà il passo falso, che chi magari adesso chiede la testa di Allegri per il passo falso dice vabbè, fa lo stesso. Chi invece difende a spada tratta Allegri adesso dice vedete, se l'avesse fatto Allegri... Per me servono anni per smaltire veramente questa storia e anni di titoli. E non è detto che basti. Spero di sbagliarmi, però ho questa percezione. Potrebbe anche essere vero. E comunque, da tutto questo riassunto, mi sembra capire che anche l'anno prossimo, a prescindere da chi sarà in panchina, comunque continuerò a parlare di Allegri. Cioè, si continuerà sempre a fare... Certo, no, è chiaro, da questo punto di vista siamo ormai in un loop da cui francamente è difficile uscire. Secondo me, però ti dico la mia, anche su Zidane qualcuno potrebbe ribadire, cioè, potrebbe dire qualcosa della serie, te la butto lì, ed è anche un po' il mio pensiero, ti dico, però non lo schiafferei lì in prima pagina, non ha mai allenato qualcosa di diverso del Real Madrid. Ma è vero, eh? E quindi qualche perplessità, io ti dico la verità, io qualche perplessità su Zidane ce l'ho, nel senso che magari se si cambia va bene, prendiamolo, però non sono così convinto, cioè è un altro che è molto bravo nella gestione, ma non so fino a che punto sia adatto per questa, perché io di Allegri ho sempre detto non che sia uno scarso, ma che uno è un allenatore bravo ma nel contesto sbagliato, perché questo Felice. È un contesto fatto di tanti giovani, se lui gli dai 11 del... cioè l'Inter secondo me 3 anni fa senza Simone Inzaghi ma con Allegri vince lo scudetto, secondo me. Con Inzaghi invece sta facendo un percorso per diventare un po' più squadra, forse anche più europea, ma ci vogliono 3 anni. Con Allegri invece lui già 3 anni fa dopo Conte te lo vinceva. Io questa percezione è da quel punto di vista molto più simile Zidane a Allegri che non Thiago Motta o Conte. No, è vero, guarda, io ipotizzo Zidane più che altro perché è quella figura che può mettere d'accordo, che non sta a significare che arriva e vince costruendo, perché anche giustamente
Zidane cosa ha fatto? Le giovanili del Real Madrid, e poi si è ritrovato uno dei Real Madrid poi più forti. Esatto. Dove noi abbiamo purtroppo anche assaporato da vicino. Realmente. Quindi sì, sono completamente d'accordo, ma appunto nella mia testa è quella figura che anche al più, tra virgolette, nostalgico è Zinedine Zidane. Certo. Dove magari quelli che vogliono il cambio e aria fresca, e quelli che magari terrebbero Allegri direbbero, beh, però è Zidane. Quindi solo per quello. È un po', lasciami passare il termine, un po' minimo quello che è successo a Roma. Cioè, il posto Mourinho, esatto, lo potevi dare solo, esatto, a uno amato dalla tifoseria. Qualcun altro, sì, avrebbero già messo sotto. Sì, lì la differenza può essere che giustamente De Rossi, certo, aveva la SPAL e l'altro il Real Madrid e tre Champions League. Però sulla falsariga, come magari si poteva, magari poteva essere anche Pirlo, però poi abbiamo visto che non è che poi sia cambiato tanto. Anche perché poi l'ultima esperienza alla Sampdoria non è che sta dimostrando questo grande... ci sono delle lacune, diciamo così, ci vuole un po' di gavetta. Va bene, io ti ringrazio intanto e invito i nostri amici qui sotto nei commenti a dirci la loro su tutte queste tematiche molto interessanti, e soprattutto invito i ragazzi a, qualora qualcuno non fosse ancora iscritto, iscriversi al canale L'Angolo di Kinoshi. Che dire, io ti ringrazio e ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie a te, ciao a tutti. Ciao ciao.